inserite tutti i bulloni e cominciamo a stringere. Partiamo dal centrale, stringiamo, poi possiamo partire a stringerli tutti quanti. Mettiamo da questo qui nascosto, stringiamo, partiamo da questo nascosto di dietro, perfetto, e poi da sopra ce li facciamo tutti. Ok, una volta rimontato il filtro dell'aria, rimettiamo il tappo dell'olio. E per finire l'ultimo dado, prendiamo
18 da 19. Ok, abbiamo finito. Ora non resta che accendere lo scooter e farsi un giro. La cinghia inizialmente, comunque all'inizio, appena accendiamo la cinghia si assesterà, magari non è messa in tiro, quindi il primo giro lo scooter potrà girare in modo irregolare, ma poco. Ma a tempo di qualche secondo si assesta subito. Ok, mettiamo l'ultimo pezzetto. Ok, abbiamo sostituito la cinghia con i rulli. Ora per i prossimi 20.000 km siamo a posto. Grazie a tutti, visitate il sito danieleproietti.it, dove troverete altri dati e tutti i dettagli su come finire di smontare lo scooter. Grazie e buon lavoro.